Grazie prima di tutto per aver risposto al nostro invito. Emiliano Toso, da pochi giorni è reduce da un evento, direi, di portata storica, scientifica, non so come definirlo, ma ha assistito a un intervento chirurgico, ha suonato con il suo pianoforte in una sala operatoria mentre veniva operato un bambino di 10 anni a cui veniva asportato un tumore al midollo, giusto? Esatto, sì, due tumori al midollo, un'operazione molto delicata di 4 ore di intervento, che non ero mai stato in sala operatoria in generale, poi con il pianoforte, 400 kg di pianoforte, è stata davvero un'emozione grande, partecipare con l'equipe a questo momento in cui abbiamo salvato la vita a questo bambino. Mi sono sentito parte dell'equipe, nel mio piccolo, nel mio modo diversamente abile di essere lì dentro, mi sono sentito parte di questo miracolo, sia per il bambino, sia, come dice lei, anche forse per l'uomo in generale, che ha visto unire l'arte e la medicina in qualcosa che potrebbe essere interessante per il futuro. Tra l'altro leggevo che sosteneva il chirurgo che la sera prima questo ragazzino aveva ascoltato anche la sua musica e si era addormentato, cosa che non riusciva a fare nei giorni precedenti perché aveva male. Sì, sono ancora i brividi adesso, ricordando il ragazzino, poi oltretutto il professor Trignani mi ha anche fatto capire come si può fare un intervento chirurgico umanizzato, incontrando il bambino da sveglio prima dell'intervento. Ci siamo incontrati insieme con lui, col bambino, con i genitori. C'è stato un po' un patto di fiducia, no, tra di noi in quel momento, che avremmo fatto del nostro meglio io non sapevo neanche cosa avrei fatto, però ho sentito questo cerchio, questo patto di fiducia. Il bambino anche mi ha parlato, mi ha detto che stava ascoltando questa musica, era un po' palloso, mi ha detto lui ascolta heavy metal, però lo aiutava a dormire, quindi apprezzava questa idea. E poi in sala operatoria, ecco, quali sono state le sensazioni? Cioè, per lei ha avvertito la differenza di suonare in un contesto così particolare? Sì, diciamo che in questi ultimi 5 anni sono abituato a suonare in contesti sempre molto particolari, quindi non so dove suonerò domani, se in una grotta, in un bosco, alla Camera dei Deputati, in mezzo ai delfini, cioè ogni volta mi succede in posti molto diversi. Quindi quello che ho deciso di fare, la mia risorsa segreta è quella di stare in ascolto, di capire che cosa sono venuto a fare lì, come mai sono finito lì con un pianoforte, e quello che ho fatto anche lì, quindi non avevo programmi, mi sono preparato il giorno prima camminando nel bosco e augurandomi di stare il più possibile consapevole e in ascolto di ciò che accadeva. E così ho fatto già nella preparazione, nell'ora prima che entrasse il bambino in sala operatoria. Ho creato della musica senza utilizzare i miei spartiti, quindi ho creato della musica così estemporanea e poi da quel momento ho scelto i miei brani a seconda di quello che il cuore mi suggeriva. Mi ha fatto tanto piacere sentirmi unito all'ambiente, unito all'equipe, unito al bambino durante l'intervento, perché mi aspettavo di dover stare separato, anche per non vedere tanto, per non sentire tanto, una cosa che comunque per me è sempre stato forte. Io sono sempre stato abbastanza fragile da quel punto di vista, cioè vedere il sangue Certo. e soprattutto anche sentire un po' la responsabilità di questo chirurgo che per 4 ore ha operato al microscopio con le pinzette sul midollo spinale, cioè bastava un movimento sbagliato di un micromillimetro che le cose potevano andare male. E tutto è andato per il meglio, no? Tutto si è risolto perfettamente. Sì, l'operazione è andata molto bene, ho percepito anche, diciamo, i chirurghi mi hanno coinvolto, ogni tanto mi guardavano, mi parlavano, mi dicevano come stava andando, quindi ho celebrato un po' con loro, col pianoforte, gli ultimi 10 minuti mi hanno detto adesso metti un brano bello forte, qualcosa per celebrare che è andato tutto bene, abbiamo asportato anche il secondo tumore, cioè questa cosa mi ha fatto sentire proprio parte del cerchio. Il bambino sta molto bene, già ieri sera si è alzato in piedi, camminava,
quindi è uscito subito dalla terapia intensiva, l'operazione è andata molto bene, l'equipe è stata molto bene, più del solito in armonia, in serenità, in fiducia, quindi mi hanno dato questi riscontri e in più hanno creato anche dei riscontri dal punto di vista scientifico, quindi gli strumentisti hanno valutato l'elettroencefalogramma che evidenziava come il cervello del bambino, nonostante fosse in anestesia totale, percepiva l'inizio della musica. Quindi mi chiedevano di smettere un attimo, poi di cominciare a suonare e ogni volta si vedeva il bambino che recepiva. È una bella conferma degli studi che lei svolge, insomma, ormai da tanti anni, perché lei è un biologo molecolare, quindi su questo aspetto della musica ha concentrato le sue attenzioni. Sì, esatto. In realtà fino a 5 anni fa non sapevo neanche 7 anni fa che la musica avesse un effetto sulla nostra salute, le nostre cellule. Cioè, io ho lavorato sempre sulla biologia in modo separato dalla mia seconda passione che era la musica. Non credevo che queste due cose si potessero incontrare. In realtà c'erano già centinaia di studi che evidenziavano queste integrazione. Sarà molto interessante anche vedere dal punto di vista biochimico e molecolare tra qualche giorno i risultati anche degli esami del sangue che sono stati fatti sia sul bambino sia sull'equipe. Quindi vedere come la musica in quelle 4 ore ha lavorato anche a livello cellulare, a livello molecolare, biochimico. Questo era il suo primo incontro con, diciamo, il mondo medico, cioè questa applicazione della musica in questo ambito l'aveva già sperimentata. In questo ambito chirurgico, so che tanti ospedali in Italia, più di 1.000 operatori sanitari stanno utilizzando la mia musica, le mie playlist nei reparti anche di terapia intensiva, Covid, nei reparti di riabilitazione, di nascita, di ostetricia. Ogni tanto mi chiamano per suonare nei reparti, nelle sale, diciamo nei convegni per spiegare anche gli effetti. Però dentro una sala operatoria so che la utilizzavano registrata, ma dal vivo è stata la prima volta. E il professor Trignani mi ha conosciuto un mese fa, perché il 25 di settembre, ad un concerto ed era venuto nel camerino a chiedermi. Abbiamo un'idea, lui è il direttore dell'ospedale, abbiamo un'idea un po' pazza, nuova, forse nessuno al mondo l'ha mai fatta, vorremmo portarti te e il tuo pianoforte, 400 kg, dentro una sala operatoria durante un intervento. Eh sì, qualcosa di veramente inedito. Però è un segnale molto importante che ci dice che insomma bisogna un pochino anche guardare oltre quelle che sembrano delle certezze, no? In questo periodo si discute molto, no, della scienza, dei limiti che può avere o non avere. Questo segnale ci dice che insomma non dobbiamo sempre fermarci entro i limiti di ciò che conosciamo. Bellissimo, bravo. Grazie. Questa è la lezione proprio che ho ricevuto nella mia vita. Cioè, fino a 40 anni mi sono un po' limitato a curiosare come funzionano le nostre cellule, il nostro corpo, cosa ci fa bene, a studiare sui libri. E poi da 40 anni in poi, diciamo che la vita mi ha spostato, non è che ho deciso proprio io, mi sono fatto spostare in territori inesplorati dove, se uno ha un po' fiducia, scopre molto più velocemente qualcosa che, come il bambino, no? Proprio che ha il coraggio di buttarsi nella neve ghiacciata, di rotolarsi sulla sabbia del mare, e qualcosa che dico, oddio, nessuno oserebbe fare, ma poi grazie a quello si esce un po' dalla scatola e si dice, accidenti, cioè la scienza si può unire con l'arte e l'arte può rappresentare un aiuto e la scienza può rappresentare anche un aiuto per l'arte, perché spesso sono stanze separate, in pochi hanno il coraggio di aprire la porta e poi una volta aperta la porta bisogna anche trovare dei linguaggi traslazionali universali per comunicare, perché lo scienziato parla sui termini tecnici che capiscono solo gli scienziati, gli artisti lavorano nel loro ambito e spesso c'è l'unione tra questi due mondi, ma è molto effimera, si cerca qualche piccolo contatto. Invece, sia il momento proprio per l'uomo di viverla e voglio celebrare proprio con l'uomo, insieme all'uomo, con tutti, questa gioia di potersi unire, stare bene insieme e trovare dei linguaggi comuni, universali.
Senta, lei come vive questo momento condizionato così tanto dal Covid, da questa pandemia che costringe a rimanere chiusi? Come vede, insomma, il mondo che c'è intorno? Anche questa è una novità per me. Questo era un anno in cui avrei dovuto fare 70 concerti, come gli altri anni era tutto già programmato, concerti bellissimi che non vedevo l'ora di incontrare persone meravigliose già preparati l'anno scorso. In realtà mi trovo qua nella mia tavernetta col pianoforte a collegarmi ogni tanto online, cose stranissime. Quindi di nuovo mi devo mettere in ascolto. Cosa ci faccio lì nella mia tavernetta collegato con un computer a delle persone che hanno bisogno di questo momento per alleggerire? E credo sia un momento per l'uomo di profonda consapevolezza, di profondo ascolto di se stesso. Non siamo abituati noi occidentali a sentire il silenzio, a sentire la natura che si avvicina allo stesso livello a noi. Forse avevamo un po' la presunzione di poter dominare la natura e utilizzarla come volevamo. In realtà la vivo un po' come se questo sussurro della natura, un virus, l'essere vivente più semplice che esista sulla Terra, ci ha messo tutti in gabbia e ci ha dato questa lezione forte in cui forse siamo in un ingresso in una nuova dimensione, in cui ci muoveremo forse un po' più lentamente, in modo un po' più consapevole, in modo un po' più unito. C'è una proposta, la vivo come una proposta della natura che chiede all'uomo di essere più allineato con lei e con se stesso. Adesso sta pensando di utilizzare la musica in altri ambiti dopo quello chirurgico di una sala operatoria? Hai qualche idea, insomma, in mente? Le dirò che Translational Music, il mio progetto che è nato 7 anni fa, va da solo. Quindi non devo pensare a niente, devo soltanto ascoltare e accettare tra le varie proposte che mi arrivano. Anche i concerti che ho fatto, per la maggior parte sono state persone che sono venute ad un concerto e che poi mi hanno chiesto: vieni nella mia città, hanno organizzato col passaparola, mi sono trovato 500 persone in una città in cui non ero mai stato. E in questo modo anche non avrei mai immaginato in tutta la mia vita già di fare questo lavoro, di suonare in pubblico e secondo di suonare in una sala operatoria o in mezzo a un lago, quindi non so che cosa succederà di preciso. Un progetto molto bello che uscirà e che abbiamo già creato, che quindi uscirà nei prossimi giorni, si chiama Water Life, non ho ancora parlato, ma è un video che abbiamo girato nella città di Venezia, un video di rinascita con la ballerina solista della Scala Beatrice Carbone, un video un cortometraggio, un brano che ho creato durante il lockdown, nuovo, si chiama Water Life, e ha dato origine a questo cortometraggio proprio di nascita e di rinascita. Abbiamo creato un video meraviglioso, proprio che partendo dall'acqua racconta il ciclo della vita, proprio dalla nascita al concepimento fino alla morte, la rinascita, e quindi come possiamo rinascere in un momento di crisi così profondo grazie alla fiducia, all'acqua e alla fiducia nella vita. Ecco, quindi nonostante tutto, insomma, si può guardare al futuro con ottimismo? Sì, io penso proprio che bisogna avere fiducia nella vita, penso che non siamo soli e quindi se arrivano, non arriva mai niente per caso per ciascuno di noi. E quindi se riusciamo un pochino a uscire da noi stessi, a vederci da fuori, questo riusciremo a farlo magari tra qualche anno e dire: guarda, quel 2020 che avevo così maledetto mi ha permesso magari di trovare un lavoro migliore, di capire veramente chi sono, di trovare un equilibrio migliore nella mia vita, nel mio corpo, nei miei passi. Adesso è un po' difficile perché ci siamo dentro e quindi chiaro, quello che sento anche dai miei amici, dai vicini, è accidente, cioè tutto quello che avevo programmato, le mie aspettative, spesso siamo fregati da queste aspettative, avremmo voluto fare tutti questi concerti e non si possono fare, chissà quando potremo farli. Però nello stesso tempo nascono delle opportunità. Se si sta in ascolto e si capisce come mai siamo qui in questo momento a fare questa cosa, questa intervista, si capisce subito, si vive meglio passo dopo passo con consapevolezza, qualcosa che non ci arriva mai per caso, sono convinto di questo.
Come definirebbe la sua musica? Nel senso, tipo di musica è? Ecco, così lontana dal heavy metal che avrebbe voluto ascoltare il ragazzo di 10 anni? Sì, un po' più lontana. Non è che c'è la musica giusta e la musica sbagliata, la musica è bella perché è leggera, ognuno si sceglie la musica che vuole nel momento in cui vuole, anche lì stai in ascolto, che musica scelgo? È un momento un po' difficile per scegliere la musica giusta perché, come in tutti gli altri ambiti, per esempio quella dell'informazione o dell'alimentazione, abbiamo tutto, tutto subito e gratuitamente, quindi l'alimentazione non proprio gratuitamente, però non dobbiamo più andare in India per assaggiare un piatto, non dobbiamo più andare nel negozio di dischi ad aspettare che esca quel CD e portarcelo a casa ad ascoltarlo, non dobbiamo più andare in biblioteca per accedere a un'informazione. E questo svaluta un pochino, fa perdere valore, no? Quando penso che anche a lei sarà successo, quando compravamo un vinile, un disco, ci sedevamo Assolutamente. bello, con l'hi-fi più bello e ci facevamo quel viaggio dall'inizio alla fine, cioè era un rituale. Adesso siamo 10 secondi. Quindi è importante fermarci un attimo e capire di che musica ho bisogno in questo momento. Heavy metal, voglio buttare fuori la mia rabbia. Io uso i tamburi tribali, per esempio, mi metto scalzo, pa pa pa, urlo e butto fuori. Poi ho bisogno di una musica diversa. La mia musica è un mare di cellule sotto un cielo di musica. È translational music, la immagino proprio traslare da una situazione più da un piano più materiale, quello delle nostre cellule, fino a un piano un po' più leggero con cui ci si può spostare più velocemente in tutto il mondo, si arriva in un attimo ormai, e da lì passa di nuovo alle nostre cellule. Quindi è una musica dolce, molto semplice, al pianoforte, a volte pianoforte, violoncello, violino, con un'accordatura particolare, gli strumenti sono acustici, accordati a 432 Hz. Ecco, questa è la musica, è la mia musica, la mia parte più intima. Io suono soltanto le mie composizioni, le ho tenute dentro di me per tanti anni, fino a qualche anno fa, non ho mai pensato di condividerle. Era una cosa molto intima, molto fragile, non avevo voglia del giudizio, soprattutto del catalogo, quindi di dire, ah, ma questa musica è troppo malinconica, assomiglia già a qualcos'altro, che tipo di genere è? Sono io e sono fatto così, quindi se alle persone può essere utile, vedo che risuonano con questa musica e a loro volta con il passaparola la donano alle altre persone. Questo tipo di accordatura che utilizzo a 432 Hz con strumenti acustici, per me è importante proprio la corda che vibra e quindi se possibile dal vivo, io nei miei concerti faccio sdraiare addirittura sotto il pianoforte in modo da sentire proprio dal vivo bene. Succede un'esperienza che deve essere per tutta la vita. Questo tipo di accordatura crea con il La centrale a 432 Hz delle frequenze, di conseguenza con il sistema temperato e degli armonici che risuonano più facilmente con il nostro corpo, con il nostro cervello, con la natura, con la terra, che è uno strumento musicale anche che emette un suono a 8 Hz, e quindi entriamo più facilmente dentro di noi. È una musica diversa da quella che ascoltiamo di solito come tipo di accordatura, utilizzo un linguaggio a 440 Hz, più accattivante, più brillante, più appropriato per l'esibizione, per vendere il disco, per fare un concerto, per attirare l'attenzione. Questa è una musica invece più che porta verso il silenzio, dentro di noi, al nostro benessere, alla nostra salute, al nostro respiro e quindi a qualcosa di più leggero, ma che è importante quando lavoriamo sulle nostre cellule. Quindi quando si dice mettersi in sintonia, entrare in frequenza, in questo caso è veramente così, se si riesce a stabilizzarsi su questa frequenza, tutti insieme si crea qualcosa di speciale. È bello tutti insieme. La musica serve per unire, quindi mi piace proprio il tutti insieme. L'ho sentito lì nella sala operatoria. Cioè, quando i chirurghi mi hanno inglobato proprio, ero 1,5 m dal tavolo operatorio, ma quando mi sono sentito parte del cerchio, tutti insieme è proprio importante sentire questa condivisione, questa unione. E quindi è bello, le nostre cellule già comunicano attraverso la musica, questo è stato scoperto da poco, la luce e il suono, e quindi attraverso suoni udibili addirittura dall'orecchio umano, soltanto ad un volume molto basso, basta amplificare. E quindi se loro possiamo comunicare con loro attraverso il suono e la musica.
E questo è qualcosa che l'uomo ha intuito migliaia di anni fa, si è portato la musica da sempre con sé, in qualsiasi momento della storia, in qualsiasi parte del mondo, ma che la scienza sta dimostrando soltanto in questi ultimi anni. Grazie Emiliano Toso, grazie mille.